Domenica 19 maggio va in scena la seconda giornata di gare ai campionati nazionali universitari del Molise. Al termine della giornata di combattimenti maschili e femminili, Antonia Pacaccio dell'Università Bicocca ottiene una medaglia di bronzo nella categoria meno 67 kg cinture nere del Taekwondo. La squadra del CUS Milano del judo maschile, composta da Filippo Bertoni, Alberto Carlino, Yuri Rovati e Alessandro Valli, si deve arrendere contro il CUS Parma in semifinale e ottiene così la medaglia di bronzo. Faith Gambo si classifica al terzo posto negli 800 metri. Invece sono dei successi le staffette 4x400, sia maschile che femminile. La staffetta maschile, composta da Francesco Domenico Rossi, Andrea Federici, Edoardo Franzi e Giorgio Isacco, ha chiuso la gara con il tempo di 3 minuti, 12 secondi e 67, vincendo così la medaglia d'oro, risultato che migliora nettamente il piazzamento al terzo posto della passata edizione. Si confermano campionesse nazionali universitarie le atlete della 4x400 femminile. Con il tempo di 3 minuti, 46 secondi e 97, la squadra composta da Maddalena Culea, Faith Gambo, Maria Francesca Scarano e Alessia Brunetti sale sul gradino più alto del podio, bissando così il successo della precedente edizione. Conclusa la seconda giornata di questi 100 euro di atletica, CUS Milano ha prevalso nella classifica finale sia tra gli uomini che tra le donne. Bottino di medaglio complessivo di 15, di cui 6 d'oro, con le passerelle delle due staffette 4x4, le mamme di tutte le gare, vittoriose per noi. Squadra che è, nel complesso si è comportata oltre le più rose aspettative. La distanza non ha agevolato l'adesione a questa manifestazione, però 40 atleti hanno fatto la loro parte, tenuto in alto il nostro nome. Appuntamento a domani con i risultati delle prime gare del volley femminile e maschile che inizieranno il loro percorso ai CNU 2024 in Molise rispettivamente contro CUS Udine e CUS Tor Vergata.